registratore. Ecco appunto. Ok, allora aspetta un attimo che vediamo un attimo quello che avevamo fatto. Questa è quella di oggi, ma quella dell'altra volta. Io non so se l'avete visto questo, perché ho messo dentro tutto ciò che abbiamo fatto. Sì. Ok, e quindi qua. Vabbè, queste erano tutte le... Ok, questa era uno. Era l'esercizio. Era quello che avevamo fatto. Sì. Sì, poi c'era questa roba qua. Questo doveva essere più o meno semplice, diciamo. Quello là non sono riuscito a fare perché mi dà appunto gli errori... Credo siano errori di sintassi. Però quella dovrebbe essere una funzione lineare di base che va a tracciare sul piano. Allora, se vuoi poi... Se vuoi poi me la fai vedere e la... Sì, ora non sono col mio computer perché ho avuto, come ho detto, problemi di connessione di computer, non so cosa sia successo, probabilmente avrò... Ah, quindi non puoi condividere lo schermo? No, cioè sono proprio con un altro PC, non ho praticamente nulla sopra, c'ho solo C-Sound scaricato okay. Stamattina e... Ok, dunque, vabbè, allora, sì, ragazzi... Bisogna, come vi ho detto, è dura fare così le lezioni perché va bene, io posso andare avanti, non ho problemi, ma ho bisogno di verificare che mi state seguendo, se no è inutile. Allora, per la prossima volta comunque, o comunque se hai dei problemi del genere, mandami un messaggio su Slack che li risolviamo al volo, cioè... I problemi di sintassi sono generalmente stupidi, non sono problemi così che pongono delle complessità. In realtà questo qui era più complicato perché qui c'è, ci sono, diciamo, qui c'è una funzione sempre ripetuta e va bene, ma qui... C'è una doppia funzione, cioè c'è la funzione che, cioè ci sono tre funzioni qua. C'è una funzione che diciamo regola la parte alta del random, una funzione che regola il bottom e una funzione che regola, diciamo, la bisettrice centrale. Sì, per cui sostanzialmente questa funzione qua è la somma di questa funzione se fosse dritta più questa funzione qua, cioè perché scende di più. Allora, questa si può fare in vari modi, si può fare implicitamente, cioè ricalcolando ogni volta questi punti, oppure appunto prendendo questa funzione e distribuendoli tre volte. Insomma, questo... Ma io ho fatto sostituendo ogni volta i valori di top e bottom per ogni triangolo che va a farsi. Cioè non sono riuscito a fare questo... vedere la linea in mezzo di quadrati, tra virgolette, è brutto da dire. Non sono riuscito a fare quella là. Come nella funzione sopra non sono riuscito a fare le linee. Ma perché non sono funzioni lineari quelle sono valori statici. Ah, sono valori statici. Per forza, se fai un rettangolo, se fai dei rettangoli così, questi non cambiano, no? Sono delle costanti, quindi non c'è bisogno, cioè voglio dire, le puoi interpretare come funzioni lineari in cui top e bottom sono sempre uguali, quindi... Io sono andato... Sostanzialmente sono? Sono costanti, sono funzioni in cui la A, cioè di AX più B è zero. Quindi non dipende dalla X, no? Dipende solo dalla costante B, se vogliamo.
Non ti pare? Sì, è Cioè, giusto. Io sono andato a sbatterci la testa pensando a funzioni relative a rette che passano per un punto disegnato sul ma sì, piano. siamo d'accordo, possono essere interpretate in questo modo, ma sono sostanzialmente delle costanti, no? Cioè, questa costante qua, poi ci sono tempi di inizio e di fine, ma insomma non è, no? Ecco, quello che voglio dire è che non è per forza detto che questo dal punto di vista musicale sia meglio di questo. Questo si può immaginare che è un po' più agitato, un po' più mosso, perché c'è più roba, perché c'è più articolazione. Ma comunque, cioè, ecco, dovete anche farvi un'idea di come suona una cosa di questo tipo, a seconda poi delle dimensioni che gli date. Infatti io non ho messo, salvo il tempo, 60 secondi, ma così era più un'indicazione che altro. Non vi ho dato altre indicazioni, per esempio, sulle frequenze da usare. Questi sono discorsi che poi affronteremo via via. Ok? Sì, era giusto per inserire il valore di tot dur, no? 60 Sì, secondi. certo. Va bene. Beh, allora state accumulando compiti e già questo non va bene. Vabbè, poi. Vabbè, ora che l'ho capito, probabilmente entro domani riesco già a mandarglielo. Se il Sì. tecnico mi riporta il Sì. PC. Beh, se non riesci, comunque parlatemi, cioè voglio Va dire, bene. i vostri colleghi mi parlano in continuazione su Slack di varie cose, di tutti i problemi che ci sono e dei problemi che hanno. Io non è che rispondo sempre al volo, ma insomma comunque vi rispondo. E ho bisogno soprattutto, cioè, siccome allora, il problema è questo: siccome non ci conosciamo bene, cioè, ho bisogno di capire se siete interessati, motivati, eccetera, eccetera. Allora, per me, adesso al di là del problema di Marianna, eccetera, eccetera, il sentirvi. E sentirvi vicini è molto importante, soprattutto, vabbè, in una situazione così pandemica. Ok, andiamo avanti quindi. Sì. Va bene, allora oggi io vorrei affrontare un altro discorso. Torniamo un po' a monte e andiamo alla lezione di oggi. Ok, che è l'utilizzo di materiali concreti. Leonardo, sai cosa sono i materiali concreti? Suono concreto. E strumenti musicali. No, i suoni concreti, cioè il termine concreto fa riferimento a un evento storico che è successo, diciamo che segna l'inizio poi della musica elettroacustica. La musica elettroacustica sostanzialmente è nata nel dopoguerra, come vi ho detto già, cioè la guerra ci ha praticamente dato tutti gli strumenti tecnologici che ora conosciamo, cioè i computer, ma anche strumenti tecnologici precedenti, l'astromagnetico, eccetera, eccetera. Molto deriva dalla tecnologia elaborata durante la Seconda Guerra Mondiale, e alla fine della guerra, nel 1948,
Fund, Pierre Schaeffer, che era Ah, sì, ok, forse ho capito. Era il concetto della musica che andava ascoltata per tutti gli aspetti, tipo attacco, durata, ambito. Recording is on. Boh, vediamo. Dunque, Schaeffer cominciò a fare degli esperimenti con i suoni non musicali, cioè con suoni registrati. Per esempio, potete ascoltare questi si chiamano études aux objets, cioè gli studi di oggetti. Per esempio, c'è l'étude, quello famoso è l'étude au chemin de fer, che è lo studio fatto sui suoni di treni e di ferrovie, eccetera, eccetera. Poi ci sono i suoni concreti, sono sostanzialmente suoni preregistrati o registrati o tratti dalla realtà circostante. Poi questa cosa ha avuto tutto uno sviluppo molto molto esteso e si è andati a finire a quello che c'è adesso, cioè ai cosiddetti soundscape, i panorami sonori e cose di questo tipo. Ma la cosa è partita da una sorta di analisi della riproducibilità. Schaeffer si è posto il problema di è possibile fare musica, no? Con suoni che non provengano da strumenti musicali, ma con suoni che provengano dalla realtà circostante. Ci sono le tudo casserole, le casseruole da cucina, le tudo tourniquet, che sono i tornelli delle metropolitane di Parigi e così via. E ha fatto dei piccoli studi, però la cosa più importante è che appunto ha fondato questo gruppo sul quale poi si sono formati vari compositori che hanno fatto delle composizioni molto più estese. Tra questi appunto possiamo citare, che ne so, Bernard Parmegiani, Luc Ferrari, c'è tutta una scuola di compositori francesi e non, che ha preso sul serio questa questione del suono concreto e lo ha sviluppato compositivamente. Su questo adesso studierete in storia della musica elettroacustica, vedrete che ci sono varie cose, ci sono stati anche dei contrasti, delle battaglie estetiche, se vogliamo. Uno come Boulez, era stato affascinato e interessato da questa cosa, poi se ne è discostato in maniera anche abbastanza violenta, ma comunque, insomma, è una. Questi sono appunto eventi storici che vale la pena di valutare dal punto di vista storico, ma che per noi ormai sono abbastanza, come dire, digeriti. Non è che ci metteremo a discutere qui sulla validità o meno dei suoni concreti. Vi voglio far fare degli esperimenti con materiali concreti e vi voglio far riflettere su qual è il portato di questi materiali. Naturalmente, potete immaginarvi qual è la differenza tra diciamo suoni sintetici e suoni concreti. I suoni sintetici li dovete costruire voi ed è difficilmente, per esempio, raggiungibile con i suoni sintetici la
la ricchezza e la complessità dei suoni concreti, no? Se, per esempio, questo l'esempio che mi viene in mente è se prendete un pezzo di tufo, sai cos'è Sì, il tufo, Leonardo da Vinci? una È pietra una pietra molto porosa che ha una di superficie calcare, no? molto, sì, molto, beh, qui diciamo nei dintorni di Roma, nelle zone etrusche si trova molto tufo, e se andate in una cava di tufo ve lo tagliano, il tufo si taglia facilmente, vi fanno un mattoncino di tufo. Se voi guardate il mattoncino ovviamente ha l'informazione del taglio, no? Le dimensioni, eccetera, eccetera. Se lo guardate attentamente ha una superficie molto ricca, molto porosa, molto difficile da replicare sinteticamente, no? Se volete fare un pezzo di tufo sintetico, dovete in qualche modo replicarne la porosità. E siccome è una porosità di tipo organico, cioè creata dall'accumulo temporale, è difficile da replicare in forma esatta. Quindi la cosa migliore è prendere il pezzo di tufo e tagliarlo, no? Tagliarlo e inserirlo dove voi volete. Il problema dei suoni, cioè una delle caratteristiche e anche uno dei problemi dei suoni concreti è che sono esattamente così, sono molto ricchi, ma ovviamente meno controllabili, perché uno dei problemi che avete voi dal punto di vista della composizione è il controllo degli elementi sonori che mettete in piedi. E i suoni concreti sono più complicati da controllare. Naturalmente su questo siamo andati molto avanti, sul piano della tecnologia, e ci sono un sacco di aspetti che possiamo in qualche modo recuperare come dati dagli oggetti sonori per poi farci dei ragionamenti musicali. Adesso il problema è che qui mancano tutta una serie di aspetti. Cerco di sintetizzare un po', perché probabilmente sono cose che almeno a livello intuitivo conoscete già. Leonardo, tu sai come più o meno è costruito un suono? Diciamo, oppure come si può modellare più che altro un suono? Aspetta, che prendo. Beh, ci sono delle frequenze che hanno una durata Adesso, e sì. queste frequenze Allora. causano dei movimenti dell'aria generando un'onda e oggettivamente frequenza fratto velocità dovrebbe essere la wavelength. Sì. Guarda, facciamo così, faccio un brevissimo excursus per tutti, così in realtà questa è di nuovo roba che studierete bene in informatica musicale, ma giusto per poterla usare adesso, facciamo un breve excursus, così ce lo mettiamo. Allora, aspetta che condivido la lavagnetta.
La vedi? Sì. Allora, sostanzialmente, diciamo, adesso dirò delle cose che prima le dico e poi le nego, perché in realtà è piuttosto complicato. I sogni sono fenomeni periodici. Periodici significa che si ripetono più, cioè periodico significa che si ripete uguale nel tempo, ma in realtà adesso provo a farlo più o meno uguale, ma in realtà questo più o meno uguale significa che è abbastanza così che succede nel tempo. Quello che si dice generalmente è che i suoni sono pseudo-periodici, nel senso che sembrano periodici, ma non lo sono veramente. Per cui vedi che qua c'è una sorta di... No, questa l'ho fatta proprio male. Ecco. Allora, questa è la periodicità, la mettiamo qui. No? Vedi che... ci riuscirò, eh? Vabbè, diciamo di sì. E vedi che qua, cioè questo è tempo. E questa è pressione dell'aria, chiamiamola ampiezza. E sappiamo, perché lo sapete, anche se poi questi sono concetti che rivedrete per benino, che il periodo, cioè il tempo che ci mette un periodo a replicarsi, questo si chiama appunto periodo. E il periodo è l'inverso della frequenza, cioè F è 1 su P. Quando le frequenze sono in secondi, cioè quando il tempo si misura in secondi, la frequenza è in hertz. No? Quindi qua passano poco, quasi o meno di un millisecondo. E quindi questo ciclo si ripete, no? Tante volte all'interno di un secondo, e questo dà luogo alla nozione di frequenza. Il punto è che, allora, qui ci sono varie cose. Allora, questa è la frequenza, questa qui è l'ampiezza, no? Come parametri fondamentali, poi l'ampiezza anche sì, c'ha il suo modo di essere misurata. Ok, questa è la ampiezza. Dopodiché però c'è la forma d'onda. La forma d'onda è generalmente e macroscopicamente anche volgarmente associata al timbro. In realtà il timbro è una cosa molto più complicata di così, però diciamo che in un primo approccio possiamo associarla al timbro, cioè a parità di frequenza, a parità di ampiezza. Noi riconosciamo un suono da un altro, riconosciamo una tromba da un flauto per la diversità della forma d'onda. Il problema è che, come ho detto, nei suoni questa forma cambia nel tempo, per cui le cose si complicano un po'. Il problema è come si fa a formalizzare la forma d'onda, perché qua vedi che è facile, abbiamo la frequenza da una parte. No? Che possiamo calcolare, questo tempo qui lo possiamo calcolare, questa ampiezza la possiamo calcolare, ma la forma d'onda sembrerebbe una cosa qualitativa, cioè non è facile da capire come formalizzarla sul piano matematico. In realtà
alla fine del Settecento ci sono riusciti, c'è riuscito Joseph Baptiste Fourier, che era un colonnello di Napoleone, che si sapeva scegliere i suoi colonnelli. Mi pare si chiama Joseph Baptiste. E Fourier scoprì la seguente cosa, che in realtà in un fenomeno periodico, adesso lo rifacciamo, può essere scomposto in una serie di fenomeni periodici semplici. Adesso replichiamo la forma d'onda sopra, che è fatta così. Ok, quindi questo è il mio periodo. E adesso cambiamo colore e possiamo dire, cioè Fourier ha fatto vedere che, facciamo questo che è più chiaro, che in realtà questo fenomeno periodico è la somma di onde sinusoidali, scusami, questa è fatta proprio male, ricominciamo da capo. È la somma di onde sinusoidali semplici di frequenza multipla tra loro. Per esempio, questa è la fondamentale. Questa è la seconda armonica, poi c'è la terza, adesso la terza è difficile da disegnare perché bisogna segnarsi i tre cicli dove cascano. E quello che conta qui è, poi c'è la quarta e così via, no? Questa è la somma. Adesso scriviamoci che questa è la formalizzazione della forma d'onda. Per farvi vedere bene queste cose è meglio usare un altro, cioè usare un altro strumento, non disegnarla a mano, ma le potete benissimo disegnare a mano. Scomposizione in serie di Fourier, questa si chiama. Ecco, questa è una cosa che ci permette, no, di fare che cosa? Poi, appunto, se volete, poi dopo lo rifacciamo con Octave, per esempio, che è un buono strumento per vedere una cosa del genere. Questo ci permette di definire un timbro, cioè non un timbro, una forma d'onda in termini di quello che si chiama spettro, composizione spettrale. Cioè, se noi, allora, qui c'è sempre il tempo e qui c'è l'ampiezza. Se noi, Fourier permette di fare una cioè la scomposizione in serie di Fourier permette di vedere le cose in un altro modo, sempre in termini di ampiezza sull'asse delle Y, ma in termini di frequenze sull'asse delle X. Se io prendo questa. Quindi non c'è più il tempo come No, se. in questo caso qua non c'è più il tempo e Fourier lo spiega così. Siccome questa si replica sempre uguale, per Fourier questa è la condizione fondamentale per No, è la poter periodicità. scomporre. Sì, siccome è periodica, e guarda che
per Fourier è una condizione essenziale, ma i suoni non sono così. Abbiamo detto che sono pseudoperiodici, per cui qui già c'è un problema, però facciamo finta di ignorarlo per il momento. Allora lui dice, va bene, allora io avrò la frequenza fondamentale che in questo mio asse delle frequenze si troverà per esempio qui, no? Questa è una frequenza a sto punto, ok? E se gli do questa ampiezza qua, allora per esempio sarà così. Adesso cambio un po' l'ampiezza per farla più. Ok? Mi capisci, Leonardo? Tutto Sì, chiaro? tutto chiaro. Ok. Siccome questa è la frequenza doppia, la seconda è la frequenza doppia, questa si troverà a 2 volte la distanza dal centro, no? Quindi qua. E l'ampiezza sarà, diciamo così. Poi questa è la frequenza tripla e quindi si troverà qui. Cioè, sono tutte equidistanti. Adesso spero di farle equidistanti, no? Poi la quarta si troverà qui e così via. Ok. In questo modo è possibile dire, ok, questa forma, e poi ce ne stanno tante, eh? Adesso qua ci metto dei puntini per dire che in realtà la scomposizione è infinita, ok? Cioè, infinita che cosa significa? Che la somma di tutte queste, ciascuna di queste è una di queste forme d'onda, compone questa somma, ok? Questa cosa qua, se volete, se no ve la fate voi, ma se volete la possiamo fare insieme su Octave, così la vedete fatta precisamente, eccetera, eccetera. Ma insomma, sostanzialmente permette di quantificare questa forma d'onda, perché questa forma d'onda è questa composizione qua, cioè le frequenze con questa ampiezza sono una sorta di insalata che crea questa forma d'onda. Questa si chiama rappresentazione spettrale. Questo è lo spettro cosiddetto. Ok. Ora, diciamo che la cosa non è così semplice perché appunto i suoni sono pseudoperiodici. E allora come si fa? Beh, per esempio, adesso qua stiamo vedendo un singolo ciclo, no? Ma se vediamo un suono nella sua in un tempo più ampio, no? Vediamo che beh, intanto per cominciare il suono, allora qua torniamo nel dominio del tempo, eh? Quindi adesso qua questo è tempo. E questo, allora, mentre qua il tempo sono millisecondi, no? Sono un tempo molto piccolo, qui invece, aspetta, pardon, il tempo qui va in secondi. E se vediamo un suono qua, beh, questa è la rappresentazione che forse conoscete di più, che è una roba di questo tipo, no? E vedete che per esempio qua c'è una funzione che diciamo che sottende a questo cambiamento del suono nel tempo, che è il cosiddetto inviluppo. Cioè, l'ampiezza del suono cambia nel tempo, però se l'ampiezza del suono cambia nel tempo fa saltare il banco dell'analisi della rappresentazione spettrale, dell'analisi di Fourier, perché Fourier aveva detto no, perché questa cosa sia
fattibile, sono valida, serio. questa analisi sia valida, la rappresentazione deve essere periodica. C'è un'altra cosa da dire, che ci sono dei suoni, per esempio i suoni della vita reale, se struscio o se batto o se... No. O se tiro qualcosa, eccetera, eccetera, produco dei suoni, li sento, ma non sono, almeno fino a poco tempo fa, non erano suoni considerati musicali, no? E soprattutto non hanno una frequenza percepibile. Quelli sono i cosiddetti suoni inarmonici, sono suoni in cui la forma d'onda non si ripete mai uguale e quindi non sono periodici. E per Fourier questa è un limite. In realtà, quello che è un limite per un fisico, in realtà è un'opportunità per un ingegnere, e quindi gli ingegneri si sono messi lì a pensare come poter usare l'analisi di Fourier all'interno di una realtà reale, cioè, perché non esistono fenomeni, perché per Fourier un fenomeno periodico è un fenomeno che va da meno infinito a più infinito e si ripete sempre uguale. La considerazione è che esiste un fenomeno del genere in realtà, nella natura, e, beh, insomma, non c'è nulla di immortale, persino l'universo non è mortale, per cui, non è immortale, per cui gli ingegneri si sono posti il problema di come fare a rappresentare con l'analisi di Fourier, che pure è uno strumento importante, come fare a rappresentare questa fondamentale, inesistenza di periodicità. E hanno fatto una cosa di questo tipo, hanno detto, beh, va bene. Adesso questo è sempre il tempo in secondi, queste sono ampiezze, riproduco un suono più o meno come lo conosciamo, che è una cosa di questo tipo. No? Allora, quello che pensano gli ingegneri è questo: se io va bene, questo suono non è periodico, ma io lo posso dividere in piccoli fotogrammi, no? Analizzo questa fettina qua, poi analizzo la fettina accanto, poi analizzo la fettina accanto, no? Faccio sempre la scomposizione in serie di Fourier e ottengo tante scomposizioni in serie di Fourier, no? Che sono valide solo per un periodo di tempo molto molto limitato. E dopodiché faccio finta di estendere, ci sono tutta una serie di trucchi che imparerete, e quindi combino queste analisi in cui questa rappresentazione spettrale cambierà, perché in una fettina queste saranno le ampiezze, nella fettina seguente le ampiezze saranno un po' diverse e così via. Così ottengo un'analisi tridimensionale, quella che si chiama il waterfall plot. Adesso questa disegnarla è particolarmente rognoso, ma per voi questo è d'altro. No, forse ci vuole un colore meglio. Ci prova. Allora, diciamo, un'analisi tridimensionale. L'analisi tridimensionale tira fuori un grafico in tre dimensioni, che proviamo a pensarlo come se uscisse fuori dal foglio, e qui mettiamo da una parte l'ampiezza, dall'altra parte la frequenza. E qui ci mettiamo il tempo, perché noi facciamo tante analisi una dietro l'altra. Quindi
Scusi, com'è Quindi che sostanzialmente, si questa, chiama beh, allora, questo, beh, il tipo di plot si chiama waterfall plot, waterfall? Ok, a grazie. cascata. Ma in realtà l'analisi, questa è un'analisi che Fourier non aveva previsto si potesse fare, ma che gli ingegneri fanno, che si chiama short time Fourier transform, la trasformata di Fourier, perché questa. Ok. Recording is on. Quindi quello che succede sostanzialmente è che cambiano le ampiezze della. Aspetta, devo andare sulla finestra, stavo disegnando sul browser. Cambiano le ampiezze. Vabbè, questo è proprio molto difficile da disegnare. Di ciascuna componente armonica, cioè è una componente armonica le cui ampiezze variano nel tempo, queste, no? E così via. Quindi si capisce già che, insomma, la faccenda è molto complicata. Come compito vi do la cosa di cominciare a studiare il capitolo 4 del manuale di C-Sound, che comincia dalla sintesi additiva, e vi renderete conto che la sintesi additiva avviene appunto sommando componenti spettrali e sommandole ciascuno col suo proprio inviluppo e così via. Quindi questa cosa qua complica parecchio le cose, è uno dei tipi di sintesi che studierete, quindi non è che per forza le cose si devono fare così, però è chiaro che se seguiamo il discorso di Fourier, aspetta, fammi salvare questo e usciamo da qua. Adesso torniamo se prendiamo invece dei suoni concreti, tutte questa complessità è come nel blocco di tuffo, tutta la complessità della superficie porosa è già data, no? Il problema è che mentre appunto se noi generiamo la complessità, questa complessità la dobbiamo costruire noi, se prendiamo dei suoni concreti, la complessità viene da sé. Sei con me, Leonardo? Sì. Ok. Mi muto per evitare rumori di sottofondo. Sì, va bene. No, è solo che appunto delle volte mi sembra di parlare da solo, quindi. Ok. La questione è, intanto, come facciamo? Naturalmente c'è una tecnica di analisi, che è la scomposizione, appunto, come abbiamo visto in serie di Fourier, che permette, data una certa forma d'onda, di calcolare il suo spettro. E appunto, con le dovute tecniche, si riesce a farlo anche in termini di suoni e di short time Fourier transform. E questo è quello che si fa normalmente
nell'analisi dei suoni, lo farete in informatica musicale, quindi un po' lo salto, lo do per scontato, però se è una cosa che vi interessa capire più a fondo, possiamo approfondire in una lezione futura. Una cosa da sapere è che oggi le tecnologie di analitiche si sono molto sviluppate per trarre delle informazioni importanti, informazioni molto rilevanti sulle caratteristiche dei suoni, cioè informazioni rilevanti dal punto di vista musicale, no? Una di queste informazioni è la centroide. La centroide è... Allora, aspetta, riprendo un attimo, facciamo sempre con delle figure che viene forse più chiaro. Riprendo, fermo questo e prendo l'altro. Vedi? Tutto a posto? Se io ritorniamo alla rappresentazione spettrale che stavamo facendo prima, se prendo e faccio una rappresentazione per lo spettro, possiamo vedere che diciamo, questa scomposizione spettrale sottende a una sorta di funzione che rappresenteremo in un altro colore. No. No? Questo è il cosiddetto inviluppo spettrale. Ora, qua c'è, possiamo dire che c'è a questo inviluppo spettrale, questo copre una certa area, che è un po' questa, no? E si può fare calcolare il baricentro geometrico di quest'area, che vabbè, qua. Che dipende molto dalle ampiezze delle singole componenti e della distribuzione in frequenza. Queste sono sempre, aspetta, sono sempre ampiezze versus frequenze. E quindi calcolando il baricentro si ottiene un singolo numero che è quello che si chiama la centroide, cioè quello che supponiamo essere il centro dello spettro. Naturalmente la centroide è un'informazione che dice, parla più o meno della brillantezza dello spettro, perché se qui, per esempio, le componenti più acute sono più alte, la centroide si sposta verso di qua. Capisci? Ok. Quindi, però, la cosa importante è che, cioè, boh, insomma, è inutile che metta la formula della centroide, non è molto rilevante. La questione è che questa qua è una frequenza sola, che però dà un'indicazione di più o meno della ricchezza e della brillantezza dello spettro. Cioè, Poi, oggettivamente una specie di punto medio del di quest'area,
di Sì, della quest'area qua. dimensione del suono, si potrebbe dire così. Esattamente, è una sorta di indicazione della brillantezza. Questa è la copia. No, Grazie il punto è che nei suoni la centroide, cioè in un fenomeno periodico, come lo voleva Fourier, la centroide è fissa, è ferma in un punto. Nei suoni la centroide non è fissa per niente, ma si muove nel tempo, no? Per cui si potrebbe fare un'altra rappresentazione, che è la rappresentazione della centroide, in cui appunto data adesso se noi mettiamo qui la frequenza a questo punto e qui il tempo, la centroide per esempio potrebbe fare un percorso così, no? Il che significa che aspetta, scriviamoci le cose, se no poi qua non ci capiamo niente. In un suono, questo potrebbe benissimo essere il percorso della centroide nel tempo, oppure potrebbe anche andare verso il basso, eccetera, eccetera, o verso l'alto. Un suono che diventa più ricco di componenti acute nel tempo è diverso da un suono che si impoverisce. Tipicamente i suoni reali si impoveriscono nel tempo. Perché? Perché l'aria assorbe le frequenze acute con maggiore importanza di come assorbe le frequenze gravi, e quindi questa cosa significa che le frequenze acute spariscono prima, no? E questo si può notare. Poi c'è un'altra cosa, per esempio la densità spettrale, cioè se io per esempio ho uno spettro, quindi spettro significa sempre rappresentazione di frequenze versus ampiezze, che è più dilatato, no? Cioè c'ho meno componenti, per esempio, ho una cosa di questo tipo. No? Quindi sostanzialmente poi che il mio inviluppo spettrale è qualcosa di questo tipo qua. Cioè che c'ha delle valli più profonde. Qui avrò una densità spettrale minore. Sentirò. Il suono sarà sostanzialmente diverso da questo qui, per esempio. Quindi una cosa del genere in qualche modo è una caratteristica che ci interessa anche perché cambia sostanzialmente cambia la valenza musicale di questo suono. Quindi un'altra degli elementi è la densità spettrale. Questa cosa qua vista nel tempo, cioè se per esempio lo spettro si muove, cambia molto nel tempo, è più grande il suo flusso spettrale. Quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche dei suoni che sono in qualche modo calcolabili e che si chiamano appunto caratteristiche musicali, le features sonore.
In base a queste feature si possono catalogare i suoni, si possono classificare e così via. Quindi questo significa che si possono anche riconoscere e così via. Esiste una branca specifica della ricerca in ambito musicale che si chiama il Music Information Retrieval, cioè la capacità di riconoscere e i suoni e la musica, sostanzialmente di arrivare a una sorta di ascolto computerizzato, il computer listening che è di caratteristiche molto che è molto importante anche a livello industriale oggi, perché come sapete, appunto, la musica oggi si ascolta e si trova e si sostanzialmente in rete. Oggi, se non sapete il titolo, per esempio, di un lavoro, eccetera, eccetera, è molto difficile trovarlo perché cosa fate? Lo cantate al computer. Il computer non riesce a riconoscere questa vostra informazione e trasformarla in un'informazione simbolica. Attraverso il Music Information Retrieval si sta cercando il modo appunto di determinare quali siano le caratteristiche che permettano di poi arrivare a un recupero appunto dei dati che servono per poi trovare un brano all'interno, per esempio, di un database. Voglio citare qui un sito che è molto utile e che è un sito che è stato creato da ricercatori della Pompeu Fabra University di Barcellona, che si chiama FreeSound. E che adesso ve lo faccio vedere, e che è sostanzialmente una collezione di è una collezione di suoni caricati da persone. Potete caricarli anche voi, basta che vi loggate, eccetera, eccetera. E poi appunto c'è un blog, ci sono un sacco di cose e qui voi trovate non solo trovate un sacco di suoni perché ce ne stanno veramente miliardi che potete utilizzare, ma potete anche trovarli in base a caratteristiche sonore. Ho fatto tutta questa introduzione sulle caratteristiche sonore per diciamo, arrivare a questo. Sostanzialmente, se volete lavorare con i suoni concreti, beh, un buon modo è quello di usare per esempio freesound.org. Naturalmente potete benissimo crearvi i vostri suoni concreti. Il problema è che poi li dovete in qualche modo analizzare, mentre invece freesound viene con i suoni già analizzati e quindi potete utilizzare quello, però se poi invece siete interessati a crearvi una vostra libreria di suoni concreti da utilizzare, basta dirlo che se l'informatica musicale non vi dà i mezzi per fare l'analisi, ci penso io, ve li do io. Per accedere a Freesound, naturalmente a Freesound potete accedere come ho fatto prima attraverso il sito e questo funziona bene, però si può accedere anche a macchina attraverso una API di Python che c'è e che permette appunto di
Per esempio, cercare i suoni in base alle loro caratteristiche, che è una cosa che ci potrebbe essere comoda dal punto di vista compositivo. Poi vedremo come. Come ultima cosa, ma sicuramente c'è molto di più da dire sui suoni concreti, ma appunto li affronterete in vari modi, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista tecnico. E c'è da dire che ci sono anche i suoni strumentali stessi usati come suoni concreti, cioè suoni di strumenti musicali registrati, ripresi e riutilizzati in pezzi musicali. Ci sono vari casi di utilizzo che sono interessanti. Uno è quello che la tape music ha fatto. Aspetta, ne voglio segnare una cosa perché voglio metterla dentro la ritmi. La tape music è una forma musicale che è sorta in America negli anni 50 in risposta, diciamo, a tutte le ricerche che si stavano facendo in quel momento in Europa. Gli americani paradossalmente erano un po' indietro rispetto all'Europa in questa forma d'arte e diciamo che hanno sviluppato come prima forma di musica elettronica la cosiddetta tape music. La tape music è appunto musica registrata che acusmatica che però usa principalmente o sostanzialmente suoni strumentali, riorganizzati e manipolati attraverso tutte le forme di manipolazione del nastro. Un importante utilizzatore di questo tipo di concretismo è Luigi Nono, che nei suoi primi lavori elettronici ha spesso usato materiale musicale preregistrato, per esempio materiale corale o appunto suoni strumentali. Un altro che mi viene in mente è il lavoro di Bruno Maderna che si chiama Musica su due dimensioni, che è un lavoro che risale addirittura al 52 e che probabilmente era abbastanza informato che continua a segnare Musica su due dimensioni è un lavoro per flauto e nastro, ma nel nastro c'è di nuovo il flauto e la Recording is on. Se poi ripeti la tua domanda, Leonardo, così lo registriamo. Avevo chiesto se i microfoni di Stockhausen poteva essere considerato un pezzo di musica concreta. Allora il punto è che Microfonie è un pezzo sostanzialmente per tam tam e quattro esecutori che sostanzialmente esplorano con il microfono il tam-tam, quindi ne restituiscono una sorta di visione deformata dal microfono tenuto molto vicino alla superficie, poi con vari modi che sono descritti in partitura, ma Microfonie quindi non è un pezzo di musica concreta, è un pezzo strumentale con elettronica dal vivo.
è diverso. Nella musica concreta c'è un processo, che è il processo di acquisizione dei suoni, prima di tutto, registrazione dei suoni su un supporto di un qualche tipo, e poi di editing, di ritaglio, di elaborazione anche soltanto legata all'editing. Ok? Quindi è una forma, è radicalmente diverso. È come dire un brano teatrale, magari con degli effetti speciali, appunto, ma eseguito dal vivo, e invece un clip cinematografico video. Sono due cose radicalmente diverse dal punto di vista rappresentativo. Cioè, questo è chiaro. Non so, vogliamo fare una pausa, Leonardo? 5 minuti? Ok, Va bene. allora prova a mettere in pausa adesso questa. Questo si può solo fermare. Vabbè, allora 5 minuti di pausa e poi riprenderemo. Va bene, perfetto. Ok. Recording is on. Freesound ha una storia particolare, è un progetto che è nato come progetto parallelo a un progetto che stavamo, che ho coordinato io, un progetto europeo che si chiama Agnula e che coinvolgeva appunto, oltre all'istituzione di cui facevo parte, che all'epoca era Tempo Reale di Firenze, coinvolgeva appunto anche la Pompeo Fabra University, e quando Pompeo Fabra decise di fare questa sorta di cosa collaterale che era Freesound, vabbè. Sì, fu una cosa che dicevo, ah sì, interessante, si potrebbe fare una cosa del genere, senza credere veramente che avrebbe funzionato, mentre invece questa cosa qua gli è proprio esplosa tra le mani, e per cui da quel momento in poi cominciamo ad avere un'attenzione tutta diversa su quello che poteva essere l'impatto social, proprio dei social. All'epoca, questa era una ventina d'anni fa, non aveva. Recording is on. Ok, sì, io devo fare l'aggiornamento di Jitsi sul server, speriamo che questi problemi si scompaiano. È un po' complicata tutta la faccenda. Comunque, appunto, dicevo, Freesound è sicuramente una realtà molto interessante anche per non solo per così avere suoni disponibili, ma perché appunto c'è una catalogazione, i suoni vengono analizzati, e vengono analizzati appunto in termini più sofisticati insomma, del solito, per cui possono essere utilizzati, e adesso poi negli esercizi che darò per casa vedremo come utilizzarli in maniera più sofisticata. Ecco, appunto la questione dei suoni concreti ci mette davanti a una serie di scelte che sembrano apparentemente così, scelte triviali, ma che dal punto di vista del musicale, dell'utilizzo musicale dei suoni concreti, sono invece scelte fondamentali. Una delle scelte
fondamentali nel suono concreto, ovviamente, è l'editing, cioè uno prende dei suoni, li ritaglia e li magari li incrocia l'uno con l'altro, eccetera, eccetera. Quindi esiste una forma convenzionale di editing, che è quella che sicuramente conoscete tutti, che è quella che appunto registrate dei suoni, li mettete su un editor e fate i cosiddetti crossfade, cioè li incrociate tra di loro. Allora, già qui, per esempio, bisogna essere coscienti che esistono due forme di almeno due, diciamo, forme di crossfade. I crossfade a equal amplitude per segnali correlati, no? E i crossfade invece lineari, aspetta, ma sono invertiti in realtà. Questi sono fatti mentre, non so, mentre dormivo e sono invertiti. Crossfade lineari sono per i segnali correlati e i crossfade esponenziali sono per segnali no scorrelati. Adesso qua l'ho corretto nel testo. Facciamo un addition. Mentre stiamo andando, così non mi dimentico, e ho aggiunto i disegni che poi aggiungeremo. Faccio un push al volo e quindi rileggendo la pagina mi vengono. No. Vedo. Ok, i crossfade sono sostanzialmente quando si hanno segnali correlati. Correlati significa questo, che sono sostanzialmente correlati in fase, per cui anche qua sarà meglio che faccio un disegno. Da questo e andiamo sempre sulla tavoletta grafica. È chiaro che se abbiamo. Due segnali che dobbiamo in qualche modo incrociare nel tempo e che diciamo che si sommano linearmente, cioè se i segnali sono questo è uno e questo è un altro. E li dobbiamo. C'è una qualche forma di correlazione tra di loro, cioè magari oppure no, aspetta, sono magari sono frequenze un po' diverse, ma
e anche fase un po' diverse, però li vogliamo incrociare tra loro. È chiaro che questi due segnali tenderanno a sommarsi linearmente, no? Cioè, questa è proprio la somma algebrica tra di loro. Quindi, nel momento in cui vogliamo fare un crossfade tra questi, funzionerà bene un crossfade di tipo lineare. Adesso come rappresentarlo. Se io applico un inviluppo così, diciamo, su questo, e un inviluppo così su questo. Questo, sì, questo è un crossfade, diciamo, di tipo lineare, no? Sì. Questa cosa ci permette di dire, vabbè, la somma di queste due, di questi due segnali sarà, diciamo, più o meno costante, no? E questo funziona. Ma se ho due segnali completamente scorrelati, che è di solito quello che succede, allora scriviamoci che questi sono segnali correlati. Allora, facciamo più o meno correlati. Se ho invece due segnali scorrelati, vuol dire due segnali completamente diversi. Quindi qui creiamoci la. Magari quello che voglio ottenere è di avere la potenza costante, cioè che non si senta un buco di potenza. Quindi i miei segnali saranno tipo una roba così. E poi dall'altra parte c'è un'altra cosa completamente scorrelata, significa completamente diversa. No? Allora, quello che voglio ottenere, in realtà qui è che, per esempio, durante il crossfade non ci sia un calo della potenza, ossia dell'area sottesa, no? Del lavoro fatto. La potenza è legata al lavoro fatto nel tempo. Il lavoro è il lavoro delle molecole sul nostro timpano, tanto per essere chiari. In questo, quindi qua è il tempo, e questo è l'altra area, è questa, no? Quindi quando io faccio un crossfade, se quello che conta è l'area, io devo farlo in termini che si fa facilmente, diciamo, perché la misura dell'ampiezza è una misura logaritmica, ma io devo farlo sostanzialmente in termini geometrici, quindi in qualche modo esponenziali. Non so se è chiaro questo, ma insomma devo fare no. Scusa, come non detto, vediamo un colore più chiaro anche. Devo farlo in termini esponenziali, perché le aree si muoveranno esponenzialmente. Adesso questo proprio fatto che peggio non si potrebbe fare. Ok, quindi queste sono crossfade a area costante per segnali che non sono correlati tra loro. Questo se non vogliamo sentire un buco Di potenza. Ok. di potenza. Vabbè, questo, diciamo, questo è, allora,
Queste sono cose molto basilari. Equal power. Ok, quindi questa è, diciamo, una delle cose a cui fare riferimento. Salvo, e torniamo al nostro. Ok, naturalmente nulla ci vieta con le tecniche, tecnologie che abbiamo, per esempio con C-Sound, soprattutto C-Sound corroborato da Python o da scripting, di fare dei crossfade non convenzionali. Per esempio, prendere in prestito, che so, tecniche moderne, contemporanee, cinematografiche per trasferirle su una concezione diversa, anche più così inventiva. Di un crossfade tra un suono e un altro. Una delle tecniche che mi è venuta in mente, che vale la pena così di esplorare, è per esempio la tecnica usata da Bergman, da Ingmar Bergman, il regista, dentro il film Sussurri e Grida, no? In Sussurri e Grida le scene non cambiavano come cambiano convenzionalmente, cioè c'è una dissolvenza della scena precedente incrociata con una solvenza della scena entrante, ma le scene si scambiavano a pezzettini, cioè subito prima della prossima scena comparivano pochi fotogrammi della scena seguente, no? Poi i fotogrammi diventavano sempre di più, e a un certo punto ci si trova nella scena seguente. Questa è una tecnica molto interessante dal punto di vista cinematografico e lo è molto interessante anche dal punto di vista musicale. Questa cosa qua si può realizzare, naturalmente potete immaginarvi come, cioè attraverso appunto l'uso di Python per organizzare dei piccoli spezzoni del suono concreto, che vengono a incunearsi in un altro suono, che può essere concreto, sintetico, eccetera, eccetera, e che poi pian piano prendono piede, no? E quindi si inseriscono. Per esempio, questa è una cosa che si potrebbe fare. In realtà, questo tipo di tecniche introduce un'altra forma di editing che è non convenzionale e che appunto si inserisce in questo contesto. Per esempio, cioè perché diciamo che l'editing generalmente viene utilizzato anche nelle registrazioni convenzionali, eccetera, eccetera, per levare rumori o attacchi, cioè per concentrarsi sul materiale sonoro. Quindi si distingue, diciamo, nel suono registrato qualcosa che non fa parte
di quello che volevamo registrare, ma che ci casca dentro perché accendiamo la registrazione in un certo momento, eccetera, eccetera, e quello che invece fa parte di quello che era intenzionale nell'ascolto e nella registrazione. Questo editing è l'editing che serve appunto per distinguere quello che non volevamo, cioè distinguere su che cosa focalizzare l'attenzione del suono concreto. Ma è molto interessante anche fare altri tipi di editing, per esempio degli editing algoritmici, oppure di appunto usare le tecniche di editing in maniera diversa. Mi viene in mente per esempio un pezzo di Cage che si chiama Fontana Mix, in cui lui ha sostanzialmente registrato tanti suoni quando stava a Milano, è venuto a Milano in visita negli anni 50 e per lo studio di fonologia lui compose questo pezzo che si chiama Fontana Mix. La signora Fontana era quella che lo ospitava in casa e quindi era un po' come dedicato a questa sua è dedicato a questa sua ospite. E in questo Fontana Mix lui ha registrato tanti suoni e poi ha preso la mezzaluna, quella per tagliare le cipolle in cucina, e ha fatto uno spezzatino di frammenti di nastro magnetico che ha ricomposto insieme. Allora, questo naturalmente fa parte di una logica, di un'estetica di tipo keggiano, però sottolinea come appunto il materiale concreto si può anche leggere in modi diversi. Volevi dire qualcosa, Leonardo? Volevo chiederle se anche andare a tagliare alcuni tipi di frequenze attraverso l'equalizzazione può essere considerata una forma di editing. Beh sì, è una forma di editing, in realtà appunto è una forma di, cioè c'è tutto l'editing che passa attraverso la post-produzione dei segnali, no? Uno registra una cosa, poi dice vabbè, ma qua non si sentono bene i bassi, qui non si... e questo fa parte diciamo della post-produzione convenzionale che si fa in qualsiasi fenomeno, in qualsiasi registrazione o cose di questo, e si tagliano tutti i rumori, si leva un po', si pulisce, si fa e poi si equalizzano le frequenze. Questo è la forma, diciamo, convenzionale, più che di editing, proprio del processo di post-produzione. In realtà questa cosa qua si può usare anche nella musica acusmatica, nella musica elettronica, si può usare in forme musicali e vedremo come, in particolare questa cosa di intervenire sullo spettro, è naturalmente qualcosa che ha un senso tutto particolare all'interno diciamo, del discorso elettronico. Per ritornare un attimo all'editing che segue regole algoritmiche, mi riferivo al Fontana Mix di Cage perché diciamo, un algoritmo può essere di ricombinare tutti i frammenti in maniera casuale, producendo appunto una casualità sia nel taglio, sia nel prelievo dei frammenti che nella ricombinazione. Però naturalmente non è la sola tecnica possibile. Per esempio, utilizzando un'altra idea che mi viene in mente è di quella di comporre delle sorte di fonomosaici
che sono, diciamo, sono come un equivalente dei fotomosaici, non so se li avete mai visti i fotomosaici, che ne so, la foto della regina d'Inghilterra composta da tante piccole fotografie di inglesi, no? Oppure la foto di Obama composta da tante fotografie. Come sono fatti i fotomosaici? Semplicemente si prende un valore mediano di una data fotografia e si mette questa fotografia nella posizione giusta per essere per riuscire a ricomporre la foto grande, no? Beh, in un certo senso si potrebbe usando i frammenti usando dei frammenti sonori, per esempio presi da Freesound, attraverso appunto l'analisi, i dati della centroide, della brillantezza, eccetera, eccetera, si potrebbe ricostituire, fare una sorta di fonomosaico che avviene montando piccoli frammenti di suoni concreti. Questo per dire un altro esempio di editing di tipo algoritmico. E poi rispetto a quello che dicevi tu, Leonardo, un'idea che avevo segnato è la possibilità, per esempio, di fare dei crossfade spettrali. Cioè, se aspetta, per fare questo di nuovo cambio, vado alla lavagna e la fermo qua e vado sulla lavagna per far vedere quello che intendevo. Cioè, per esempio, se io ho un suono, adesso facciamo una rappresentazione cosiddetta a spettrogramma del mio suono, cioè in cui le frequenze sono rappresentate qui non c'è una rappresentazione delle ampiezze, ma c'è una rappresentazione delle frequenze sull'asse delle Y e sempre il tempo sull'asse delle X. Noi potremmo avere un suono che è fatto di una certa combinazione di componenti armoniche, che rappresenteremo così. Queste sono tutte frequenze. Questo è quello che si chiama uno spettrogramma. No? E poi per esempio ne abbiamo un altro che è così, le frequenze stanno da un'altra parte, sono di ampiezze diverse, no? Allora, per esempio, una cosa che si potrebbe fare è sintetizzare delle sorte di glissandi che fanno sì che si passa da questo suono a quello, no? Una sorta di morphing sonoro, ma solo spettrale. E quindi si fa una cosa del genere. Oppure un'altra possibilità è quella di elaborare. Una sorta di crossfade fatto propriamente così, mantenere solo alcune delle frequenze,
vediamo un attimo come scriverlo. Allora, questo è sempre tempo e queste sono sempre frequenze. Mantenere alcune frequenze di un certo suono, abbiamo un suono fatto così e poi l'altro fatto. Cosa? Estendendo alcune o anche tutte le frequenze, beh, tutto è un po' complicato, ma insomma, estendendo queste, no? Ci si può incrociare, ma vabbè, questo sarebbe l'equivalente di fare un crossfade, però se se ne fanno solo alcune e non altre, è chiaro che i suoni si dissolvono e si incrociano in una maniera diversa. Ecco, questa è un'altra possibilità, segniamoci di che cosa si tratta. Questi sono crossfade spettrali, ma questi sono solo esempi di cose che si possono pensare con le nuove tecnologie. Salviamoli. Ecco qua. Quindi torniamo ai nostri polli. Oggi la mia connessione o... Recording is on. No, ma forse è la mia, perché forse è la mia, perché se sono io che sto registrando, quindi non so Ma d'accordo. bene. Dato che anche ieri mi stava dando problemi, ma mi sa che ho misto di tutte e due. Sì. Ma io in realtà ho una buona connessione, però no, Anch'io solitamente. non so bene a che cosa. Comunque, no, stavo appunto parlando di altre possibilità, ma che sono solo alcune, cioè sono le prime che mi sono venute in mente riguardo all'utilizzo appunto dei materiali concreti. Le altre possibilità è quella di costruire appunto delle caricature sonore. Che cosa sono le caricature sonore? Sono quello che si chiama generalmente sonic sketching, cioè quali sono le caratteristiche di un suono concreto che rendono, cioè che ci rendono riconoscibile quel suono anche se non mettiamo. Non mettiamo tutte le altre caratteristiche. Cioè, per esempio, se registriamo il suono concreto di una bottiglia che si riempie d'acqua, no? Sentiremo che la frequenza sale perché lo spazio risonante della bottiglia cala man mano che si riempie d'acqua e quindi c'è una frequenza che sale. Beh, questo. Ci sono degli esperimenti scientifici che dimostrano che replicare quella caratteristica là è quello che già rende, naturalmente sale con un certo ritmo perché l'aria esce a bolle, eccetera, eccetera, quindi fa tu, 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 tu. No, se uno replica questa caratteristica qua, già dà l'idea di una bottiglia che si riempie, anche se lo fa con una sinusoide, cioè senza tutto il resto del suono. E questo è un altro elemento di tipo, è una caratteristica interessante, per la musica, perché ci permette di stilizzare, se vogliamo, degli elementi concreti e quindi di renderli più
più controllabili dal punto di vista musicale e così via. Quindi queste sono tutte cose che dovreste prendere in considerazione quando utilizzate dei materiali sonori, ma non sono sicuramente le sole, potete inventare tante cose con i suoni concreti. Chiuderei qui questa parte. Volevo fare un discorso su Super Collider perché Sheila, nell'ultima Sì, lezione l'ho chiesto, sì, me lo ricordo. sembrava interessata. Devo dire che appunto, vabbè, appunto, volevo fare questo discorso adesso. Sheila non c'è oggi, per cui non, però comunque, siccome il discorso verrà registrato, magari se lo andrà a sentire. Per me va benissimo cominciare a lavorare su Super con Super Collider, aggiungere Super Collider al nostro panorama strumentale. È più lavoro per voi, anche più sforzo perché dovete saltabeccare da un software all'altro, ma comunque è un esercizio utile da fare perché, come vi ho detto all'inizio, la cosa importante degli strumenti tecnologici non sono tanto gli strumenti tecnologici in sé, quanto il capire qual è la cosa che fanno meglio e saperli scegliere a seconda dell'essere più adatti a una cosa che volete fare oppure no. Questo implica il fatto che certamente non scegliete le cose perché le sapete usare oppure no, cioè le cose le dovete saper usare tutte, dopodiché scegliete quella più adatta, che questo è un discorso complicato da fare oggi perché generalmente quello che si fa, anche perché i docenti stessi conoscono meglio una tecnologia piuttosto che un'altra, è complicato sapere tutte queste cose, saperle usare in maniera proficua. Quindi è anche comprensibile che, per esempio, i docenti si concentrino più su una tecnologia piuttosto che un'altra, però, ragazzi, io non sono fatto così. Per me tutte le tecnologie sono buone, tutte le tecnologie, però certe fanno delle cose meglio di altre. In particolare, poi ecco, si tende anche a pensare che le tecnologie progrediscano col tempo. Questo è parzialmente vero, però ci sono delle tecnologie vecchie come il cucco che funzionano benissimo. Una di queste è la carta e la matita, ma sicuramente, per esempio, C-Sound è una tecnologia, cioè è un software scritto nel 1984 che funziona bene anche soprattutto dal punto di vista didattico, ma anche a livello professionale, funziona benissimo per chi è in grado di progettare la musica. Ora, siccome per me la composizione ha una grande parte di progettazione, cioè le cose prima si pensano, si strutturano, magari si disegnano sulla carta, si mettono sulla carta, si progettano, e poi dopo si realizzano. Come peraltro, cioè questo non è nulla di nuovo, la composizione tradizionale è molto così, non è pensabile che una persona che scrive, cioè un compositore che scrive un pezzo per orchestra, sta lì con l'orchestra mentre scrive e costantemente verifica quello che succede. È una capacità specifica del compositore quello di saper elaborare un discorso più a lungo termine, più esteso, in cui si progetta, si pensa, si immagina e dopo si riesce e dopo si realizza. Quindi in questo C-Sound, che ha questa metafora dell'orchestra e della partitura, è molto adatto
molto perché ci consente appunto di progettare le cose. Altri software come Pure Data servono in realtà per costruire strumenti, non tanto pezzi, ma strumenti, e suonando questi strumenti poi si costruiscono i pezzi. Io sono molto scettico rispetto all'utilizzo musicale per comporre di strumenti come Pure Data, non perché sono strumenti che vanno benissimo, ma appunto vanno benissimo per ideare strumenti elettronici. Per esempio, Pure Data va benissimo per fare pezzi di live electronics, nel senso che il live electronics è fatto con strumenti musicali tradizionali e elettronica dal vivo, suonata dal vivo. Allora, non tanto per fare la composizione di live electronics, quanto per suonarla, ecco, uno strumento come Pure Data è adatto. Super Collider, come si inserisce in questo panorama? Super Collider è un po' a metà tra un software come C-Sound e un software come Pure Data. Cioè, è a metà tra un software che serve per costruire strumenti e poi suonarli e un software che invece serve per costruire musica, progettare e costruire musica. Perché questo? Perché il Super Collider in linea generale funziona in tempo reale e quindi permette di costruire strumenti, permette di elaborare interfacce grafiche di questi strumenti e quindi da questo punto di vista è più vicino a qualcosa come Pure Data. Al tempo stesso, Super Collider è veramente e propriamente un linguaggio di programmazione, non un granché, devo dire, però comunque è un linguaggio di programmazione e quindi permette di realizzare delle componenti algoritmiche sofisticate e complesse all'interno dello stesso linguaggio, cioè senza ricorrere, come facciamo noi, a Python per inserire una parte algoritmica in C-Sound, cosa che peraltro a me cioè, mi sembra più semplice in linea generale, separa meglio i concetti e le cose, però Super Collider permette di fare tutto all'interno dello stesso linguaggio che sintetizza poi i suoni. E questo è una caratteristica rilevante perché permette di interagire in maniera abbastanza stretta con il linguaggio, al tempo stesso permette anche di progettare un discorso musicale. Devo dire che poi sono pronto a discuterne con voi quando vorrete. Devo dire che Super Collider mi sembra più complicato da questo punto di vista, mi sembra più versato dal punto di vista strumentale, costruire dei bei strumenti, piuttosto che a progettare appunto composizioni. Però sono pronto a ricredermi se cioè in realtà è un po' sottile la faccenda, non è banale da affrontare. Quindi la cosa che possiamo fare è, ok, studiarlo, quindi portare avanti contemporaneamente sia C-Sound con il supporto di Python che Super Collider e vedere in parallelo come si fa la stessa cosa, per esempio, con
con i due linguaggi e quanto è più complicato farla con una che con l'altra, e invece quali sono i possibili vantaggi di usare SuperCollider rispetto a C-Sound e viceversa. Cosa ne pensi, Leonardo? Penso che sia, come ha detto lei, un'ottima possibilità per vedere sia come le differenze tra i due programmi, sia per vedere qual è più comodo per noi. E oggettivamente sì, penso che sia la cosa più giusta da fare, perché alla fine, come ha detto lei all'inizio, più cose si sanno, più facile capire con quale cosa ci si trova meglio. Più siamo liberi Sì, più di siamo liberi, più scegliere, no? possibilità abbiamo. Più possibilità abbiamo e anche liberiamo la nostra immaginazione, non la costringiamo all'interno di strutture mentali, perché se uno sa che, ok, le cose si possono fare in un modo, oppure in un altro, oppure in un terzo, eccetera, eccetera. Poi può valutare qual è diciamo, il procedimento giusto, tenendo conto che, come sempre, tutto può far tutto, no? Però è chiaro che la difficoltà, cioè, per esempio, la roba di cui abbiamo parlato prima, cioè tutti gli aspetti di crossfade, e di montaggi e di editing, si possono fare naturalmente con un editor, no? Però farle invece con C-Sound e usando Python per fare tutta la parte algoritmica di questo editing, apre una luce tutta, cioè dà una luce tutta diversa alla possibilità di fare editing, no? Sono cose che cioè, permette di fare e di immaginare cose che se uno avesse soltanto degli editor in cui deve spostare i suoni a manina, sarebbe estremamente complicato farlo. Ecco, quindi approfondiremo questa cosa. A questo punto io direi di considerare le cose da fare per lo studio a casa. E allora vorrei che iniziaste a studiare il capitolo 4 del manuale di C-Sound, quello che vi ho segnalato, è particolarmente complicato perché sostanzialmente è il capitolo che riguarda le tecniche di sintesi e quindi praticamente c'è tutto dentro, tutto quello che si può fare dal punto di vista della sintesi. Quindi su questo capitolo 4 magari ci passiamo un po' più di tempo. In realtà quello che mi interessa adesso è che intanto approfondiate la prima parte, la primissima parte del capitolo 4, che è la sintesi additiva, cioè la sintesi fatta, come abbiamo visto, per somma di componenti sinusoidali. Questa è una sintesi che appunto apre numerose possibilità anche a riguardo ai suoni concreti, come vedremo. E quindi vorrei partire da questa. Se ce la fate, vedete anche magari la parte di sintesi sottrattiva, cioè sostanzialmente un'introduzione alle tecniche di filtraggio. Vorrei che appunto, se vogliamo affrontare il discorso di SuperCollider, cominciate a installarvi SuperCollider e a leggerne i tutorials. SuperCollider ha una IDE, una Integrated Development Environment, che permette di che ha un help online e in questo help, se cercate bene, ci sono anche i tutorials.
Interrompo un attimo la condivisione. Ci sei ancora? Perché? Sì, sono qua. Sto. Faccio partire la IDE di Super Collider per farvi vedere dove stanno le cose. Aspetta, se parte, se si degna di... Eccola. Allora, vi faccio vedere, vediamo se non l'ho manco provata, per cui vediamo se... Ecco, questa è la IDE, qua si scrive roba e qui c'è un manuale. Nel manuale ci stanno una serie di tutorials che potete usare. È comodo. E, sì, beh, ma è, appunto, allora, stiamo parlando... Allora, C-Sound del 1984, cioè... Super Collider 1996, quindi sono No, ci passati, come. quindi è un po' più moderno. Naturalmente, C-Sound viene ancora sviluppato, ma Super Collider forse viene sviluppato anche di più. La cosa carina di questo è che, diciamo che, aspetta, adesso se lo trovo. Adesso mi sono perso. Come faccio a tornare indietro qua? Precettino in alto verde forse. Sì, giusto. Siamo ancora indietro. No, la cosa che... Ah, ma perché... Which you can see below, ma non si vede. Ma c'è un qualche problema che non permette di vedere. Ok, vabbè. No, mi funzionava, ma io vedevo perché ci sono degli esempi. Beh, per esempio, posso provare a scriverlo, va, vediamo un attimo. Ci sono degli esempi che si possono ricopiare da qua e fai copia e incolla e le vedi. Ma posso scriverlo, per esempio posso scrivere una scritta, Hello World, classico, no? E poi metto Ostellen, che è il stampa, diciamo, questa scritta sulla post window, che è questa qua sotto. Allora, questa roba qua, se io come si dice, la seleziono e faccio control return, mi sembra, sì, me la scrive sulla post window, per esempio. Questo è già un programma in Super Collider. Adesso non mi ricordo più. Come si fanno, cioè, e naturalmente si può fare suoni, però il problema è che io qua non vedo gli esempi, è strano questa cosa, in questo momento non vedo gli esempi, poi fanno i plot, eccetera, eccetera, vabbè. Voi dovreste vedere degli esempi qua che copiandoli e incollandoli in questa finestra qua producono per esempio suoni, eccetera, eccetera. Quindi è una roba abbastanza... No, voglio capire perché... Dunque. E ci sono molti altri, per esempio, ecco, c'è un indice di tutti i tutorial che però, ecco, non me li trova. Io forse ho un'installazione un po' bucata. Non so, c'è qualcosa che non va. Devo rivederlo un attimo. Ecco, quindi questo per quanto riguarda Super Collider.
via tutto e torniamo alla nostra tab. Vorrei farvi fare due esercizi di C-Sound su suoni concreti. Allora, per usare suoni concreti in C-Sound, andate a vedere sul manuale come si fa, ma sostanzialmente si usa, forse l'avevate già visto, si usano gli opcode o soundino di skin. Questo è sì. Che vi permette di che vi permette di caricare i suoni permette di utilizzare dei suoni esterni. Dovete stare un po' attenti, per esempio se usate dei suoni stereofonici dovete usare la versione stereofonica di questi opcode, se usate dei suoni monofonici altrimenti lui si arrabbia, vi dice: io sono monofonico ma c'ho un suono stereofonico, che devo fare? E quindi insomma aggiustate le cose. Quello che mi interesserebbe è di fare un esercizio di un minuto con dei crossfade alla Bergman di quattro suoni concreti, cioè prendete quattro suoni come vi pare e per esempio li incrociate. No, scusami, anche questo c'è un errore. Questo è quello che vorrei fare. L'interpolazione con le sinusoidi lo vorrei fare nell'esercizio 2. Aspetta, correggiamo, se no qua. Questo va nell'esercizio 2. Invece nell'esercizio 1... lo vorrei andiamo dentro, vediamo se è venuto giusto, carico, ok. Sì. Quindi il primo degli esercizi è incrociato incrociando i quattro suoni con dei crossfade alla Bergman. Per fare i crossfade alla Bergman, cioè con delle piccole fettine che entrano nell'altro suono, cioè che alternano, dovete fare qualcosa di scaltro algoritmicamente riguardo, appunto, dovete fare note diverse, creare delle note diverse con ciascuno di questi campioni con le durate in maniera da farli collimare, diciamo, col discorso che volete fare, cioè delle piccole fettine che si incuneano all'interno del suono precedente. Il frammento 2, cioè l'esercizio 2 sarebbe carino da fare un frammento di un minuto con un sacco di piccoli frammenti che naturalmente non potete, cioè ci mettereste troppo tempo a montare a mano, e montati in maniera algoritmica utilizzando la API di FreeSound, per esempio potreste scegliere, non lo so, un